Oggi più che mai si può dire niccianamente che è interessante sempre e solo ciò che è inattuale, utilizzando l'espressione inattuale, inattualità, nel senso ad essa attribuito proprio da Nietzsche, l'autore delle Considerazioni inattuali. Che cosa bisogna intendere in questo caso con inattualità? In termini molto generali, inattuale è ciò che non è allineato con il nostro presente storico, è ciò che lo eccede. È ciò che non è sincronizzato, potremmo dire, con il tempo presente. Da questo punto di vista bisogna spiegare perché è interessante ciò che niccianamente è inattuale oggi. Nell'odierna epoca della notte del mondo, heideggerianamente, in cui il capitale trionfante destruttura ogni opposizione, impone la logica della forma merce come sola logica possibile che invade totalmente il reale e il simbolico, e in cui la cultura stessa è totalmente schierata dalla parte del potere, anche questo è un fatto inedito su cui bisognerebbe riflettere ponderatamente, è interessante ciò che è inattuale, cioè ciò che appunto non si lascia inscrivere in questa logica, ciò che è altro rispetto a questa logica. In termini molto generali potremmo dire che lo spirito del nostro tempo è così fatto che dà spazio, promuove ed esalta sempre e solo ciò che lo conferma, sempre e solo ciò che lo rinsalda, sempre e solo ciò che dice ciò che esso vuole sentirsi dire. Da questo punto di vista si potrebbero svolgere molte considerazioni, ad esempio, sul fenomeno della moda in ambito intellettuale, naturalmente. Nel senso che gli autori, le correnti, i pensieri di moda oggi, quelli che continuamente vengono esaltati e proposti dal flusso mainstream culturale della manipolazione organizzata, quelli che per intenderci occupano le prime pagine dei quotidiani e che occupano costantemente gli schermi televisivi dell'industria culturale, appunto tutte queste forme continuamente esaltate dal flusso sorvegliato millimetricamente delle informazioni gravide di capitale, è sempre ciò che conferma costantemente lo stato di cose, è una grandiosa serenata per lo stato di cose. Potremmo dire che la cultura nel suo complesso, oggi variando il tema delle pagine sull'industria culturale di Adorno e Horkheimer, della dialettica dell'illuminismo, la cultura oggi nel suo complesso canta all'unisono un'unica grande filastrocca. La società è quale deve essere e quale sempre sarà. In questo modo è neutralizzata ogni vis critica, è neutralizzata ogni passione progettuale che mette in discussione l'ordine dominante, cioè quello del fanatismo dell'economia, che riduce tutto a forma merce, riduce tutto a quantificazione, a fascinazione per il numero e così via. In questo senso, appunto, le mode, ripeto, seguono sempre i cicli della produzione capitalistica, nel senso che le mode promuovono sempre e solo quegli autori, quelle correnti che riconfermano compulsivamente l'ordine presente. Se questo è lo stato delle cose, allora sono interessanti, dal mio punto di vista almeno, sempre e solo quegli autori e quelle correnti inattuali, che non si conciliano, cioè, con l'ordine delle cose e quindi non possono andare di moda. Devono costantemente essere dichiarati fuori moda, costantemente essere liquidati dal mainstream come autori superati. Ora, già di per sé è ridicola l'idea del fuori moda e del superato. Si pensi ad esempio a quanto si dice, a quanto il discorso dominante dice, e lo dice nella forma heideggeriana del si dice, no? Questa verità della pubblicità quasi, questa verità che si propaga senza sapere poi chi sia effettivamente in concreto a diffonderla. Si pensi a quello che si dice appunto di Marx. Marx come autore superato, come autore fuori moda, come autore da cui non si può ripartire e da cui bisogna accomiatarsi come se fosse un ferro vecchio da mettere nel museo come se fosse ormai inutilizzabile. Ora, questo discorso evidentemente ha un'alta carica ideologica ed è fuorviante per due sensi. Primo, perché appunto il nostro spirito del tempo deve promuovere solo le idee che lo assecondano e dunque deve dichiarare fuori moda tutte quelle che fecondamente invece lo contrastano. Marx è morto, Heidegger è superato, la filosofia, la metafisica è una cosa del passato e così via. E per un altro verso, poi,
deve far riflettere il fatto che si utilizzi la categoria del superamento in ambito filosofico-culturale. Ora, dire che Marx o Platone sono superati e che invece Norberto Bobbio o John Rawls sono alla moda e sono attuali è del tutto fuorviante per il semplice fatto che quelle che la scienza chiama le soglie di irreversibilità valgono appunto solo in ambito scientifico. Molto banalmente, dopo Copernico non si può tornare a Tolomeo, evidentemente. Ma chi ha detto che dopo John Rawls non si possa tornare a Carlo Marx? O che dopo Norberto Bobbio e Hannah Arendt non si possa tornare a Giovanni Gentile o a Carlo Marx? È evidentemente un costrutto ad alto tasso ideologico che ha come solo obiettivo, ancora una volta, quello di promuovere gli autori organici all'ordine dominante e liquidare quelli invece in grado di opporre una visione del mondo alternativa. Non stupisce allora in questo orizzonte che la tirannia del politicamente corretto e l'industria culturale delle coscienze promuova sempre solo quegli autori che confermano lo spirito del tempo. Ragion per cui, come è noto, il nostro tempo continua a celebrare John Rawls, Norberto Bobbio, Hannah Arendt, Karl Popper, cioè tutti quegli autori che, sia pure in maniere differenziate, non fanno altro che ripetere che la società in cui viviamo, sia pur perfettibile, è la migliore o comunque la sola possibile. Laddove invece vengono neutralizzati tutti gli altri autori, quelli cioè che, anche qui sia pure in maniere diversificate, fanno valere visioni del mondo alternative rispetto alla società odierna. È sempre più tristemente noto il discorso dominante che si riproduce ipertroficamente sui giornali come nelle accademie, che delegittima tutti i pensatori non allineati con il pensiero unico globale. Per cui, secondo il pensiero unico globale, vanno sempre bene soltanto gli autori interni al paradigma liberale o neoliberale. Per cui Carl Schmitt deve essere delegittimato in quanto nazista, Giovanni Gentile deve essere delegittimato in quanto fascista, Lukács in quanto stalinista, Heidegger in quanto nazista a sua volta. Lo stesso Marx viene sospettato di essere il, potremmo dire, l'antesignano del Gulag. Si veda Karl Popper, La società aperta ai suoi nemici, in cui in sequenza Platone, Hegel e Marx sono interpretati come i grandi preparatori del totalitarismo novecentesco. E una volta rimossi tutti questi autori pericolosi, l'ordine del discorso dominante del pensiero unico promuove sempre solo gli autori liberali. Per cui non va bene Carl Schmitt, non va bene Heidegger, non va bene Marx, ma vanno bene invece Hannah Arendt, Popper, Rawls, cioè guarda caso tutti gli autori interni al paradigma liberale. Io credo che il primo gesto per far valere quello che con Gramsci e Sorel potremmo chiamare lo spirito di scissione, che è poi il grande gesto della critica, il dire di no al potere, all'ordine dominante, anche all'ordine del discorso dominante, si tratti oggi a maggior ragione di recuperare gli autori inattuali, di far valere fecondamente una filosofia della inattualità rivendicata, che si opponga allo spirito dominante e che cerchi prospettive non allineate con l'ordine dell'esistente. Se ci occupiamo sempre solo degli autori e delle correnti interne all'ordine dominante, non potremo mai guardare oltre l'ordine dominante, ne resteremo sempre subalterni non solo sul piano materiale, ma anche su quello simbolico-filosofico.